Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Partiamo subito con i titoli degli argomenti che affronteremo proprio in questa puntata. Super Green Pass, il commento dei consiglieri toscani. Governo del territorio, modifiche alla legge regionale. Via libera al frazionamento della maxi zona distretto Aretina Casentinese Valtiberina. Seconda variazione di bilancio 2021-2023. Stringere sul Green Pass è il modo gentile per chiedere a tutti di vaccinarsi. Più di 200.000 toscani non l'hanno ancora fatto. Rinnovo l'appello perché lo facciano. In gioco ci sono la salute delle nostre comunità e il futuro dei nostri figli. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo è intervenuto sul tema del Super Green Pass a poche ore dall'approvazione da parte del governo del nuovo decreto che introduce un doppio regime tra chi è vaccinato o guarito e chi invece ha scelto di non immunizzarsi. Sentiamo il parere dei consiglieri toscani. Il Green Pass ce l'hanno venduto come uno strumento che sarebbe servito al contenimento della pandemia, in realtà era soltanto un incentivo, un obbligo vaccinale nascosto, un incentivo a vaccinarsi. Abbiamo raggiunto un numero di cittadini ormai vaccinati in Toscana addirittura l'85%, a livello nazionale un po' sotto l'80%. Chi oggi non si è vaccinato è uno zoccolo duro di cittadini che ormai hanno deciso, scelto di non vaccinarsi. E se tu, governo nazionale, vuoi arrivare a questo zoccolo duro di ultimi resistenti, è inutile che tu introduca il Super Green Pass. Abbi un gesto di coraggio, assumiti le tue responsabilità, caro governo, e introduci l'obbligo vaccinale. Obbligali alla vaccinazione, altrimenti loro non si vaccinano. Il Green Pass è un falso problema. È un falso problema perché l'importante è la vaccinazione. È ovvio che bisogna non eccedere in una ossessiva ricerca della vaccinazione, ma è importante che si faccia la vaccinazione. Io personalmente, da medico, non capisco i miei colleghi medici che non vogliono vaccinarsi, quindi ripeto, ben venga la vaccinazione, assolutamente, ben venga il Green Pass. Io da sanitario ho già fatto la terza dose, esorto le persone a farlo. Per me il Green Pass è soltanto un mezzo, per cui dobbiamo vaccinarsi. Se deve essere il Super Green Pass la possibilità per vaccinarsi, può andar bene il Super Green Pass, ma non è il Super Green Pass, cioè non è la questione di opprimere le persone impedendogli le cose per obbligarli a farle. Per me è meglio l'obbligo vaccinale. È un provvedimento al quale nessun governo vorrebbe mai arrivare e nemmeno noi lo vogliamo. Voglio ricordare un aspetto, che l'Italia è oggi uno dei paesi nelle migliori condizioni per quanto riguarda la quarta ondata che ha colpito l'Europa e non solo, mentre paesi come la Germania e la Danimarca stanno affrontando un'emergenza veramente grave con terapie intensive piene e soprattutto con un'ondata di morti di nuovo senza precedenti. Quindi quello che secondo me deve essere importante è l'appello che continuo a fare a coloro che hanno ancora dei dubbi sulla vaccinazione, di andare a vaccinarsi, di avere fiducia nella scienza medica che ha portato veramente l'umanità a momenti, diciamo, di benessere veramente notevoli. Quindi l'appello è questo e cerchiamo di essere innanzitutto responsabili per noi stessi, per i nostri cari e per l'intera comunità. È questo il momento in cui dobbiamo dimostrare di essere un paese unito. Sì, serve una stretta ulteriore, non si può più essere tolleranti, la tolleranza nei confronti di coloro che non sono tolleranti non è più accettabile, quindi noi dobbiamo andare su una misura molto rigida rispetto a un Green Pass che viene concesso solamente ai vaccinati. Ho detto io, ho fatto una proposta per iniziare ad andare in quella direzione a coloro che sono in procinto di farlo, magari una prenotazione per un Green Pass e un tampone ancora può tenere in piedi un Green Pass, ma sono questioni di giorni. Oggi il portale è aperto, si può fare vaccinazioni per le terze dosi, si possono fare ovviamente per le prime e per le seconde, non ci sono più scuse, bisogna andare sui vaccini, altrimenti non c'è alternativa all'obbligatorietà. Ancora possiamo arrivare su questa strada, ma insomma l'inverno incombe e credo che i dati ci dimostrano che il pericolo di una ulteriore ondata sia veramente evidente, quindi su questo non possiamo più tollerare, diciamo, una misura leggera e dobbiamo agire con grande fermezza.
È stato approvato a maggioranza l'adeguamento normativo che interviene sulle leggi 65 del 2014, relativa al governo del territorio, e sulla 31 del 2020, che verte sulla proroga dei termini degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Ad illustrare l'intervento normativo in aula è stata la presidente della Commissione Ambiente, Lucia De Robertis. La modifica che abbiamo fatto alla legge 65 e alla legge 31 è il recepimento di una norma della Corte Costituzionale e del decreto legge semplificazioni che il governo ha fatto proprio per consentire ai cittadini di intercettare il superbonus per l'adeguamento edilizio, per il recupero, l'adeguamento sismico, per il risparmio energetico. Insomma, abbiamo fatto queste modifiche che sostanzialmente mettono in condizioni di prorogare gli strumenti urbanistici da una parte, abbiamo normalizzato e meglio definito cosa si intende per nuova costruzione, perché a volte una parola dava interpretazioni ai comuni. Abbiamo specificato quali sono gli interventi che necessitano di SCIA o di permesso a costruire e abbiamo introdotto un concetto un pochino più estensivo delle tolleranze costruttive. Come Partito Democratico, infine, in commissione abbiamo, proprio per venire incontro ai cittadini che trovavano una difformità tra i numeri depositati nei comuni delle proprie case, quando i geometri o i tecnici andavano a fare la domanda del superbonus, c'erano a volte delle piccole difformità che noi abbiamo invece definite legittime, cioè quindi lo stato di fatto è lo stato legittimo degli immobili. Infine, per i comuni che ancora non hanno adeguato gli strumenti urbanistici, gli abbiamo dato la possibilità di farlo entro il 2022. Questo era un provvedimento davvero molto atteso, perché consente in questo modo ai cittadini di poter davvero ripartire per l'intercettazione del superbonus, ai professionisti di lavorare, alle imprese di investire nel nostro territorio. Tornando sul fronte sanità, da Palazzo del Pegaso è partito il via libera al frazionamento della maxi zona distretto Aretina Casentinese Val Tiberina. Il Consiglio ha infatti approvato all'unanimità la proposta di delibera. Si tratta di un impegno mantenuto, si è concluso un iter avviato a gennaio di quest'anno con una mozione presentata dal gruppo del Partito Democratico approvata all'unanimità. Questa zona distretto, quando nel 2017 fu definita, apparve subito una zona troppo grande e disomogenea. Successivamente abbiamo costantemente avuto la richiesta da parte degli amministratori locali di poter tornare a delle dimensioni più omogenee sulle quali organizzare i servizi sociosanitari e territoriali e facilitare la rappresentanza da parte loro. Per cui abbiamo attivato questo procedimento come previsto dalla legge e finalmente siamo arrivati alla nuova definizione. Il Casentino, Arezzo e la Val Tiberina avranno ognuna un proprio distretto sociosanitario più omogeneo, più facile nell'espressione della rappresentanza, e noi speriamo che questa soluzione possa facilitare in futuro, in una sanità che ha bisogno di ridefinirsi, di rafforzare l'integrazione fra il sociale e il sanitario, di rafforzare i servizi territoriali, possa in questo modo farlo in maniera più adeguata. Abbiamo votato a favore del ritorno all'autonomia, ma noi siamo sempre stati per l'autonomia, e l'abbiamo fatto in modo coerente, dicendo la nostra posizione nel corso del tempo. Si torna alla classificazione che vi era in precedenza. Arezzo aveva tutti i numeri per rimanere autonomo, e Casentino e Val Tiberina di fatto sono rimasti ai margini del mega distretto. Oggi torniamo a quella che era la situazione precedente e che noi non avremmo mai voluto toccare. L'Aula ha poi approvato a maggioranza le leggi riguardanti rispettivamente gli interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e la variazione al bilancio 2021-2023. Sul primo atto il Consiglio ha registrato 23 voti favorevoli e 14 contrari, mentre sul secondo sono stati 22 i sì e 14 i no. Innanzitutto una misura che si caratterizza per una contrazione molto forte dell'autorizzazione all'indebitamento, questo perché ci sono una serie di finanziamenti previsti per il 2021 che sono stati dislocati nelle annualità successive.
C'è da dire però che una grossa fetta di questa misura in realtà è caratterizzata da rimodulazioni. Ci sono molti interventi che avrebbero dovuto essere realizzati nel 2021 e che vengono spostati con i relativi finanziamenti nelle annualità 2022-2023. Questo soprattutto in relazione al ritardo nei cronoprogrammi di tutta una serie di interventi che avrebbero dovuto essere realizzati da altri enti diversi dalla Regione Toscana. Ci sono però delle misure effettivamente innovative da un punto di vista finanziario e in particolar modo ricordiamo 53 milioni di euro che vengono destinati alle aziende sanitarie e sono finalizzati al rilancio delle politiche di investimento delle aziende sanitarie e quasi 9 milioni di euro che vengono destinati al settore dello spettacolo. C'è anche una cifra consistente, 3 milioni e mezzo di euro nelle annualità 2022-2023, che andrà a sostegno degli enti locali per la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata. Un ultimo aspetto che mi preme evidenziare di questa manovra finanziaria è il fatto che c'è un consistente accantonamento al fondo di riserva di risorse che sono destinate ad evitare le possibili perdite del bilancio del sistema sanitario regionale. La variazione di bilancio cade in un momento molto complesso dal punto di vista finanziario per la Regione Toscana per il grave buco di bilancio legato alla sanità che abbiamo. Ma di fatto non ci si aspettava che questa variazione potesse risolvere problemi così grandi, ma neanche che, come abbiamo visto troppe volte, si riducesse semplicemente a piccoli favori, potrebbero essere letti così, sul territorio, legati a interessi del singolo consigliere, piuttosto che dell'amicizia con qualche sindaco, invece che qualcosa di più ampio. Di fatto vengono sostenute alcune istanze sicuramente condivisibili, ma niente di più, ci si riduce soltanto a piccoli interventi che mancano di una visione di più ampio respiro, a una programmazione, che di fatto è quello che avviene ogni volta che ci sono delle variazioni al bilancio. È una variazione di bilancio molto particolare, perché è una variazione di bilancio che sposta 76 milioni e mezzo di investimenti previsti nel 2021 al 2022, per recuperarne circa 36 che vengono destinati alla sanità, altri che vengono destinati alla cultura, altri al sociale, ma il fatto grave, a mio modo di vedere molto grave, è che nei 76 milioni e mezzo che vengono sottratti nel 2021 agli investimenti previsti in Toscana, vi sono investimenti sulle infrastrutture, una su tutte la FIPLI, sul trasporto ferroviario regionale, vengono sottratti soldi, 25 milioni di euro destinati al trasporto ferroviario regionale. E poi l'ultimo, permettetemi un altro passaggio, la Regione Toscana oggi taglia 8 milioni di euro alla transazione ecologica e all'efficientamento energetico. Il nostro è stato un voto positivo, una variazione di bilancio che ha confermato quello che stiamo dicendo negli ultimi mesi, no all'aumento delle tasse, serviva a fare un'allocazione corretta delle risorse che attualmente sono a disposizione della Regione, quindi aver liberato oltre 70 milioni di euro consente di mettere in sicurezza i fondi della sanità, continuare a dare servizi, erogare e dare risposte rispetto alla battaglia del Covid, non gravare sui cittadini. Era una battaglia politica che noi abbiamo portato avanti, abbiamo vinto questa sfida che serviva per non aumentare nuove tasse, ma soprattutto per trovare una risposta corretta alle esigenze del sistema sanitario e anche una collocazione corretta, essendo ormai a novembre, delle risorse a nostra disposizione. La Lega vota convintamente contro questa variazione di bilancio, da un lato perché riguarda tutta una serie di rimodulazioni per il 2022 di mancata realizzazione di opere infrastrutturali, dall'altro perché non ci convince tutta una serie di operazioni che sono state fatte recentemente dalla Regione Toscana. Questa discussione inevitabilmente si è collegata con quella sul buco di bilancio della sanità e per dire una delle disposizioni si è cercato di caricare sul bilancio del Consiglio, diciamo della Giunta regionale, se il debito in termini di ammortamento di 53 milioni del sistema sanitario, quindi uno sgravio. Ma la situazione non è assolutamente chiara, noi chiediamo che Gianni sia presente, invece è continuamente assente, ecco, sia in commissione e anche oggi in aula, io fino adesso non l'ho sinceramente visto.
Questa era la nostra ultima intervista. Vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana.